In Sardegna ci sono lavoratori, i commessi dei centri commerciali che hanno poche oppure non hanno mai nessuna domenica libera. Mattia, 29 anni, di Quartù Sant'Elena, lavora da 8 anni in un grosso centro commerciale che non è specializzato in cibo, ma è specializzato in vario materiale, vendita di vario materiale. Qual è la tua storia? Allora, io lavoro da 8 anni in una grossa azienda, sono comunque costretto a lavorare spesso e volentieri la domenica, anche se comunque per me la domenica è un valore, molto importante perché sicuramente preferirei passarlo in famiglia, piuttosto che lavorarlo nel centro commerciale, dove comunque, sono sempre pieni di gente, la domenica specialmente il cliente è molto più esigente rispetto agli altri giorni della settimana. Sicuramente il lavoro la domenica secondo me non è fondamentale per il commercio perché comunque il fatturato della domenica non influisce sul fatturato di tutto il mese, perché comunque il fatturato viene solo ridistribuito. Tu per ogni domenica che lavori quanto ricevi in più in Al busta paga? netto delle tasse circa 12 euro in più rispetto a un giorno normale. Quindi tu nei fatti lavori la domenica per guadagnare rispetto alla paga base 12 euro in più. Tu Esatto. hai mai provato a informarti, chiedere ai piani alti della tua azienda se c'è la possibilità comunque di Ma fare comunque un non passo c'è modo indietro? perché ormai comunque il consumismo ci ha portato a ciò. È la nostra vita frenetica che ormai è diventata così, si è praticamente obbligati comunque ad essere aperti la domenica. Tu hai 29 anni, sei un ragazzo molto giovane. Il fatto di dover lavorare anche la domenica, tu ne fai un discorso doppio di importanza per stare con la tua famiglia e poi anche un discorso economico perché infatti è un lavoro. Quello che tu stai raccontando lo stai raccontando senza farti inquadrare in volto. Per quale motivo? Perché sicuramente le aziende non sono contenti di sentire i propri dipendenti e magari fare determinate dichiarazioni che sono comunque pesanti, pur sapendolo. E comunque loro sanno benissimo che i loro dipendenti vanno al lavoro perché hanno bisogno di un lavoro, vanno al lavoro la domenica perché hanno bisogno di un lavoro. Quindi comunque determinate dichiarazioni non fanno piacere sicuramente ai piani alti dell'azienda. C'è chi dice, si lamentano perché lavorano anche la domenica, ma beati loro che hanno un lavoro. Cosa ti senti di rispondere a chi, molto probabilmente non vive la tua situazione lavorativa, fa, queste dichiarazioni, pensa così? Ma queste dichiarazioni sono un classico, sei fortunato che hai un lavoro, sei fortunato che lavori la domenica, pensa a me che ho un lavoro. Dobbiamo pensare che sicuramente anche altre categorie, molto più importanti della nostra, o non lavorano la domenica o comunque fanno degli orari domenicali diversi dai nostri, pur essendo comunque settori fondamentali. Vedi guardie mediche o vedi molte volte anche ospedali o tante altre cose che comunque, ripeto, sono molto più importanti rispetto al commercio, comprare un avvito, un bullone, un pacco di pasta e quant'altro. Se torniamo indietro di 30 anni, 30 anni fa la domenica e il sabato era tutto chiuso, cioè la vita comunque non è che si fermava. Le famiglie comunque stavano insieme la domenica e non andavano al centro commerciale come oggi. È diventato più che altro uno sfogo, non un bisogno. È molto difficile che la grande distribuzione possa bloccarsi la domenica, questo è inutile negarlo. Tu hai 29 anni, con questi ritmi lavorativi, il fatto di dover lavorare anche la domenica, tu senti che riuscirai a tenere botta, come si dice in gergo, per sempre, oppure c'è il rischio che arrivi un momento dove magari possa sopraggiungere stress o anche qualcosa di peggio? Sicuramente adesso riesco a tenere più lo stress perché sono giovane, ma se comunque guardo in avanti sicuramente non riesco a tirare avanti ancora per 25-30 anni o 40 anni, fino a quando dovrò andare in questa pensione così attesa, se ci sarà. Quindi comunque credo che questi ritmi alti, lavorare sempre la domenica, comunque sopportare tutti questi clienti. Questo alto numero di clienti ogni giorno comunque ti porta poi ad avere un grosso stress. E secondo me si ripercuoterà comunque più avanti nell'età.